Benvenuti a TG Sat lunedì 22 ottobre. Angri, schianto con lo scooter, muore a soli 13 anni. Tragedia ieri sera ad Angri, dove un 13enne alla guida di uno scooter è morto in seguito ad un incidente stradale. Alessandro De Vivo era in sella a un motociclo Honda SH intestato a suo padre. Stava percorrendo via Casa Pagano ad Angri, la strada dove abitava con la famiglia, quando intorno alle 18.30 ha perso il controllo dello scooter, impattando contro un palo della pubblica illuminazione, per poi cadere nel canale di un fondo agricolo sottostante, a circa 2 metri dal livello della strada. Il piccolo Alessandro portava a bordo la cuginetta dei soli 7 anni. Pirateria audiovisiva, sequestrati 332 CD e DVD falsi a Scafati. I baschi verdi della compagnia di Scafati, nel corso delle quotidiane attività volte alla repressione dei traffici illeciti e al controllo economico del territorio, hanno sequestrato nel comune di Sant'Egidio Monte Albino 332 supporti magnetici contenenti giochi per console PlayStation, Xbox e Nintendo Wii e file musicali multimediali, nonché diversi accessori di abbigliamento recanti noti marche contraffatte di società operanti nel settore della moda e fashion. Il responsabile della illecita detenzione al fine di vendita è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore. Acquara, la forestale denuncia due persone per danneggiamento e modifiche di bellezze naturali. Sono stati denunciati dal Corpo Forestale dello Stato GA di 40 anni, responsabile di un taglio di bosco di alto fusto, e MA di anni 59 per lavori di movimento terra e estirpazione di numerose ceppaie, entrambi eseguiti senza autorizzazione nel comune di Acquara. I responsabili degli abusi, entrambi denunciati alla competente autorità giudiziaria di Salerno, dovranno rispondere di distruzione e modifiche dei luoghi oggetto di protezione, danneggiamento e deportamento di bellezze naturali e taglio boschivi senza le prescritte autorizzazioni. Depurazione. Cirilli e Caldoro firmano il protocollo. Intervento strategico per la provincia. Il presidente della provincia di Salerno Edmondo Cirilli e il presidente della regione Campania Stefano Caldoro hanno firmato questa mattina a Palazzo Santa Lucia il protocollo d'intesa per l'attuazione del grande progetto risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della provincia di Salerno. Per la realizzazione dell'intervento è previsto un investimento complessivo di 89 milioni di euro. L'obiettivo è il risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali interessati da reflui non depurati o non in linea con le attuali normative sversati dagli impianti di depurazione della provincia di Salerno, attraverso la rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione, il completamento della collettazione delle acque nere e dei sistemi fognari ancora mancanti. A Salerno l'iniziativa Sconto Parcheggio Shopping. La Salerno Mobilità SPA, d'intesa con il Comune di Salerno, rinnova l'iniziativa Sconto Parcheggio Salerno Mobilità Shopping anche nella giornata di domenica 28 ottobre. Il Comune di Salerno e la Salerno Mobilità SPA rinnovano l'iniziativa a favore del commercio, mirando ad incentivare la presenza di utenti in città per le prime compere della stagione autunnale, consentendo un importante sconto nelle aree di parcheggio gestite da Salerno Mobilità a tutti coloro che dimostreranno di aver fatto acquisti nei negozi salernitani. Il catalogo delle mostre certosine, mercoledì la conferenza stampa. Mercoledì alle ore 11, presso la sede della sovrintendenza BAP di Salerno, via Tasso 46, sarà presentato in anteprima agli organi di informazione il catalogo della mostra Storie certosine. Parcheggi a Vietri sul Mare, venerdì ci sarà l'apertura delle buste. Venerdì alle ore 15, presso la sala giunta del comune di Vietri sul Mare, si riunirà la commissione per l'apertura delle buste e l'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione e gestione di un sistema integrato di parcheggi e mobilità con l'apporto di capitali privati. Si prevede la creazione di 240 auto in due zone, zona scuola media e aree di via Roma. Agropoli, c'è da visionare le condizioni del terzino Altobello. Giornata di meritato riposo per l'Agropoli di Mister Nastri, che tornerà in campo soltanto domani per iniziare a preparare il big match di ora annunziata contro il Savoia. La sfida si giocherà a porte chiuse, vista l'interdizione al pubblico dello Stadio Giro fino a dicembre. Alla ripresa degli allenamenti saranno da valutare le condizioni del terzino Cristian Altobello, uscito dopo pochi minuti nel secondo tempo a causa di un problema all'inguine, ma lo staff medico dei biancazzurri non sembra preoccupato. Domani tornerà ad allenarsi anche l'attaccante Vincenzo Margiotta, che ha superato i problemi alla schiena, ed il giovane Luigi Giovine, che è già sceso in campo sabato con la formazione juniores. Per approfondimenti e altre notizie, consulta le relative sezioni su www.targatosa.it.